che perché impostata in un certo modo, cioè dove ognuno dei nodi avesse una capacità di relazionarsi agli altri in modo paritario e in modo multidirezionale. Quindi è uno degli sforzi contemporanei per resistere, ci vuole veramente, a un ambiente mediatico che invece sta, diciamo, conformandosi a una univocità di senso che non è tollerabile. Vincenzo Vita, mi senti? Parla Vincenzo, mi senti? Marino Bisso, buonasera, mi sentite? Benissimo. Allora, hai sentito quello che hanno detto i nostri amici? Prima? Io ho il microfono acceso. Tu non senti, perché io spento e non è possibile. Però se io... Posso parlare allora? Io non sento voi. Questo collegamento mi affascina, grazie Clara, mi affascina particolarmente perché ricorda i tempi della televisione ancora analogica, quando c'erano i primi collegamenti satellitari, quando la voce andava e veniva e l'immagine pure, e quindi dava in qualche cosa di gravemente nostalgico. E dunque vi ringrazio anche per le parole che sono state spese per darmi questo premio, chissà se meritato o immeritato. Volevo fare una piccola correzione d'autore, diciamo, sono stato docente per diversi anni a contratto, però non voglio ledere, diciamo, le virtù accademiche, quelle formalmente deputate a chiamarsi, diciamo, docenti. Detto questo, sono molto lieto di partecipare a questa iniziativa. Purtroppo il Covid mi ha impedito di essere lì con voi ed è per me una diminuzione, come dire, di sensibilità, di passioni, perché essere presenti in questi casi è molto diverso, essere presenti, ecco, analogicamente, fisicamente, perché si raccontano storie, si incontrano persone che fanno parte di quella, non so quanto minoritaria, è tutto da vedere, componente della società che non solo resiste rispetto a una certa tendenza all'omologazione culturale, al pensiero unico, a queste cose, ma che dà segni di vitalità, anche con occasioni non facili di informazione alternativa, di esperienze sul territorio, insomma, quell'Italia più bella che è gradevole vedere da vicino, perché non sempre, anzi quasi mai, l'informazione mainstream ce la restituisce per quello che è difficilissimo, anzi ormai è una rarità. E articolo 21, di cui sono garante, è l'archivio audiovisivo e democratico di cui sono presidente, sono due tentativi di essere dentro questi flussi, chiamiamoli un po' alternativi, senza dare adesso per un alternativo un valore di eversione, non vorrei che qualcuno si preoccupasse, non dei presenti qui. E per esempio l'archivio fa un lavoro sulla memoria. Paolo Di Nicola è tra i premiati, è una delle persone che da sempre sta in archivio, è uno, si può dire, dei fondatori dell'archivio. L'archivio, come potrebbe raccontare lui lì dal vivo, cerca di tutelare, valorizzare la memoria, un patrimonio di oltre 10.000 titoli, sta cercando di digitalizzarli per conservarne l'integrità, perché sappiamo che la pellicola, quella classica, ancorché affascinante, però è molto deperibile. E poi l'archivio fa varie iniziative, feste, festival, l'Ape Rossa, Tappe, che riprendendo un moto di Zavattini, no? Cioè, il cinema è di tutti, va in giro per i quartieri a portare il cinema, il proiettore, come quello di Nuova Cinema Paradiso, più o meno, ecco, con tipologia. E poi un festival più impegnativo, internazionale, ormai, all'Archive, in cui si mettono insieme esperienze di corti, chiamiamoli così, sono film, di film corti o più lunghi, costruiti con il materiale di repertorio. E chiudo su questo, il riuso. Riuso è una nuova estetica, cosa vuol dire riuso?
prendere il materiale di repertorio e riestetizzarlo, cioè non è più quindi solo un ricordo da biblioteca, è importante questo, diventa un modo per raccontare anche l'attualità e far capire qualcosa del futuro, ibridando anche il passato, il presente e il futuro in operazioni che spesso vedono protagonisti e protagonisti. Ne abbiamo un apposito premio dedicato proprio a Cesare Zavattini per gli Under 35, spesso filmmaker che hanno generazionalmente la capacità di introiettarsi in metodologie espressive che altre generazioni hanno solo visto da lontano. Questo è importante perché l'archivio deve essere per il futuro una fondazione culturale utile per rendere il senso del tempo che non si perde, anzi deve riconquistare. Articolo 21, con la rete Novavaglio, di cui Marino è uno dei diciamo, massimi protagonisti, articolo 21 sta cercando di lottare contro Novavaglio, contro quello che sta accadendo, censure economiche, querele temerarie, azioni restrittive, insomma tutto quello di cui vediamo quotidianamente il corso. Però vorrei chiudere con una amarezza, no? C'è bisogno che lo dica io a voi, ma nel vedere prima su Al Jazeera, prima che sia chiusa, le immagini più recenti della macelleria in corso a Gaza, mi è venuto un groppo in gola, cioè il senso anche, insomma, non dico dell'inutilità, ma comunque della relatività del resto che facciamo. Cioè il tema della guerra oggi è il tema cruciale, il tema della pace non può essere, anche se meno male che così, solo appannaggio del pontefice di Roma, Papa Francesco, che tutti noi stimiamo enormemente, ma vorremmo tanto che le culture progressiste, laiche, una sinistra ritrovata, facesse di questo il perno della propria nuova identità di questo secolo, di questo millennio. Intanto vi ringrazio, chiedo scusa, ma il Covid è una brutta storia, la seconda volta, ecco, lo prendo, speriamo che non ci sia il terzo con il proverbio, e comunque vi abbraccio simbolicamente tutte e tutti e grazie ancora del premio. Liberarle non è semplice,
tanti colleghi, e non solo colleghi, perché nella situazione di isolamento in cui si trovano giornalisti, cittadini e attivisti, è una situazione comune. Allora, soltanto facendo rete, mettendoci insieme, possiamo cercare e sperare di fare. Grazie ancora, ringrazio soprattutto Marino e tutta l'organizzazione per questa due giornate che ci siamo. È sempre doveroso comunque intervenire su queste tematiche. E, vabbè, qualche problema c'è, però ormai lo stesso siamo abituati a resistere e quindi resistiamo anche nelle difficoltà, soprattutto nelle difficoltà. Io vorrei ricordare una persona che scusate questo fare, perché l'anno scorso era con noi, era un giovane ragazzo tunisino che diciamo, purtroppo ha deciso di togliersi la vita all'inizio di questo anno del 2023, ed era un ragazzo della nostra, dei nostri territori, della nostra provincia, ma infatti io lo saluto veramente con cuore, perché al di là insomma, di essere un ragazzo che veniva comunque sempre al premio, e tra l'altro aveva ricevuto anche un premio perché aveva fatto parte di un corpo, Omar era un amico, lui combatteva, era anche lui insomma, resistente, combatteva nel movimento che portava il diritto alla cittadinanza, lui era arrivato in Italia che aveva 6 mesi, e aveva studiato, cresciuto, ormai era grande, e quindi ancora soffriva di questa cosa che a sentirsi e rivedersi, cioè si sentiva italiano ma di fatto non aveva la carta, quindi questa cosa lo faceva stare male, e quindi io con queste due giornate le voglio dedicare a Roma. Se non mi permette. Anche queste sono comunque situazioni in cui tutti noi dovremmo combattere, perché non esiste una persona che viene da un'altra terra, arriva nel nostro territorio, ci vive, ci abita, ci cresce, studia, si laurea e dopo che ci passa 30 anni in un paese ancora non si può dichiarare italiano. Questa è una cosa che secondo me non ha. Grazie a tutti. Grazie a tutti.